l'eredità di Morricone oggi e ha lasciato molto da ascoltare ma molto da studiare, e quindi le nuove generazioni di musicisti avranno molto ancora da studiare, da imparare e da sperimentare grazie alla sua lezione. Grazie. Stiamo a celebrare il cinema italiano e torniamo in presenza dopo 2 anni. Ma qual è stata la scintilla che l'ha fatta innamorare del cinema? La scintilla che mi ha fatto innamorare del cinema è stata la prima volta che sono entrato in un cinema, avevo 7 anni. Rimasi folgorato da quella visione e da allora ho cercato prima di capire come fosse possibile quel prodigio, poi piano piano il gioco è diventato una cosa più seria nel corso degli anni.